sapete che dopo che abbiamo fatto la lettura, faremo un piccolo laboratorio. Il laboratorio di oggi è per l'appunto un gioco che potete fare insieme ai vostri fratelli o insieme al babbo e alla mamma. Guardate, allora si comincia. Intanto ci vogliono, dovete trovare dei fogli di carta. Io l'ho fatto con almeno 8 fogli. Voi lo potete fare con più fogli o anche con meno. Si comincia comunque con il primo foglio in cui ho disegnato, prendendo un bicchierino da caffè, tanti cerchi. Vedete? Così, semplicemente. Poi, una volta disegnati, li dobbiamo tutti ritagliare e io come al solito l'ho già fatto e poi l'ho colorati alcuni di giallo, alcuni di blu e alcuni di rosso. Bene? Ora poi possiamo cominciare con il nostro gioco. Allora, il primo foglio, guardate, è semplicemente una riga nera su cui metteremo il nostro pallino giallo. Per fare la riga nera vi potete aiutare con un righello. Lo mettete a una certa altezza e fate la riga. Poi proseguiamo facendo delle onde su cui sistemeremo ad esempio il nostro pallino giallo, ma anche un pallino blu. Ed andiamo avanti. Poi ad un certo punto il nostro pallino incontra altri pallini e diventano tutti colorati. Nel quarto foglio, il nostro pallino giallo, e ne sistemiamo un altro, sta per entrare in una porta. Vedete? Io ho fatto semplicemente una porta e poi l'ho ritagliata con le forbici. Attenzione, lasciate un piccolo pezzettino in modo che la porta non si stacchi. Quando il pallino è entrato nella porta, guardate, ho fatto un foglio con tanto buio, bello stropicciato. Come l'ho fatto? Semplicemente prendendo la tempera nera, guardate, si prende la tempera nera, si strizza, si picchietta sul foglio e con un dito si fanno tutte dei freghi, oppure possiamo fare le nostre impronte. Vedete? L'unica cosa, questo qui va fatto un pochino seccare. Il nostro pallino giallo è scomparso nel buio. Lo riuscite a trovare? Io lo vedo, eccolo qua. Poi andiamo avanti, usciamo dal buio e troviamo degli occhi. Ma anche un semaforo. Volete disegnare un semaforo? Guardate, è molto semplice. Tre pallini, il nostro pallino giallo e aspetta il verde. Poi andiamo ad una giostra in cui possiamo disegnare non solo il giallo, ma di nuovo anche il rosso, anche il blu e così via dicendo. Ad arrivare al nostro ultimo foglio, che è il nostro arrivo, in cui possiamo scrivere. Puoi correre, puoi saltare e puoi volare. Allora, non vi resta solo che cominciare a giocare con questo nuovo gioco. Ciao bambini!